un altro compleanno e, anche se nella tristezza, Paolo, un'altra bellissima festa e una bella riunione di famiglia. Beh, direi di sì, perché è sempre difficile, dici, fra me e me ogni tanto penso, ma chissà se verrà la gente, se ci sarà qualcuno, se interesserà ancora. Invece devo dire che la gente è veramente, il ricordo di Marco nella gente è ancora molto forte, spero che continui così, perché se Marco è stato un esempio per i bambini, i ragazzi, è l'amico di qualche vecchietta che mi manda le poesie, ne sono felice e voglio ringraziare questi ragazzi che stasera ci hanno aiutato a fare questo spettacolo, perché ci tengo a dire, questi comici non percepiscono una lira, cioè vengono proprio per Marco e per la fondazione. Quindi grazie. La fondazione che fa tanto, ha fatto tanto e ha tanti progetti in cantiere. Ci vuoi raccontare come sta andando e come in questo modo anche Marco continua a essere presente con noi? Beh, avrebbe potuto a meno di andarsi, avrebbe potuto farne a meno, però visto che ci fa lavorare cerchiamo di farlo bene. Io sono contento perché fino adesso abbiamo raccolto delle belle cifre e penso di averle spese anche bene, perché non è facile spendere i soldi degli altri. Adesso abbiamo questo progetto qui a Coriano di questo centro giorno per ragazzi e disabili, che secondo me deve essere il biglietto da visita della nostra fondazione per il futuro. È un impegno da circa 1.800.000 euro, quindi c'è da correre, bisognerebbe fare 2 o 3 compleanni all'anno. Però ci accontentiamo di questo e spero che la gente veramente continui a seguirci, e grazie anche a loro. Grazie a Paolo Simoncelli, buon compleanno. Grazie anche a voi, che ci ospitate sempre. Ciao.